Lions Club Sassuolo al fianco delle persone che attraversano situazioni di difficoltà economica. Il club sassolese ha donato 200 borse della spesa da destinare a famiglie di Sassuolo, Fiorano, Prignano e Montefiorino. La campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di giugno entra nel vivo. Nel fine settimana sono state inaugurate le sedi elettorali del candidato Dem Matteo Mesini a Sassuolo e della candidata del centrodestra Maranello Barbara Goldoni. Taglio del nastro anche per la sede elettorale di Fratelli d'Italia a Sassuolo. A Maranello il Movimento 5 Stelle sostiene la candidata Adele Baldi. Il senatore Maurizio Gasparri in visita sul territorio. L'esponente di Forza Italia a Fiorano ha incontrato i quattro candidati sindaco del centrodestra nel distretto. Il Golf Country Club di Colombaro ha ospitato New Mobility Convention, incontro sulle novità nel campo della mobilità elettrica e delle nuove tecnologie energetiche. Il Sassuolo assapora il colpaccio, ma il Milan pareggia nel finale. Al Mapei Stadium i neroverdi fermano sul 3-3 i rossoneri e muovono la classifica. Buonasera. In occasione del Lions Day, nel fine settimana il Lions Club Sassuolo ha manifestato concretamente la propria attenzione alle fragilità del territorio. Il club sassolese infatti ha donato 200 borse della spesa da destinare a famiglie di Sassuolo, Fiorano, Prignano e Montefiorino che stanno attraversando situazioni di difficoltà economica. Ed ora la politica. Nel fine settimana in Piazza Garibaldi a Sassuolo è stata inaugurata la sede elettorale di Fratelli d'Italia. Presenti per l'apertura l'esponente sassolese Luca Caselli, il consigliere regionale Luca Cuoghi, il senatore Michele Barcaiuolo ed anche Stefano Cavedagna, in corsa per le elezioni europee. Cavedagna si è poi spostato all'auditorium Bertoli per un incontro sul tema ambiente dal titolo Tra follie ecologiste e difesa della natura. Restando a Sassuolo, sabato c'è stata anche l'apertura della sede elettorale del candidato sindaco del centro-sinistra Matteo Mesini. Il candidato Dem, sostenuto da una coalizione formata da PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Azione, Più Europa, Italia del Futuro, Politica Indipendente Democratica e City Lab, nel corso dell'inaugurazione ha toccato vari temi al centro della campagna elettorale, come i posti negli asili nido, sicurezza e ambiente, con una critica alla gestione dei rifiuti da parte dell'attuale amministrazione. A Maranello, ieri al civico 12 di Piazza Libertà è stato inaugurato il comitato elettorale del centrodestra, che alle elezioni comunali dell'8-9 giugno sostiene la candidatura di Barbara Goldoni. All'iniziativa hanno preso parte esponenti della coalizione formata da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e dalle liste civiche Evoluzione Maranello e Civica per Pozza. Sempre a Maranello nel fine settimana è stata ufficializzata la candidatura a sindaca di Adele Baldi, che oltre che dalla lista civica Maranello in comune sarà sostenuta dal Movimento 5 Stelle. La decisione, scrivono in una nota le due forze politiche, è il frutto di un lavoro collaborativo basato su valori condivisi e un programma dettagliato. Tra gli obiettivi principali ci sono lo sviluppo sostenibile, la riduzione delle emissioni, il potenziamento del trasporto pubblico e il sostegno alle iniziative della Ferrari nel rispetto dell'ambiente e della comunità. Ancora politica con la visita al nostro territorio del senatore Maurizio Gasparri, esponente di Forza Italia, che nei giorni scorsi a Fiorano ha incontrato i quattro candidati sindaco del centrodestra del distretto ceramico. In servizio. Abbiamo iniziato questo tour emiliano che proseguirà poi nella provincia di Modena e in provincia di Reggio Emilia, Reggio Emilia, da una realtà importante perché è un comparto produttivo tipico, un'eccellenza italiana, e quindi ascolterò sia chi ha già amministrato e chi si candida per questi comuni, per vedere in quale modo noi possiamo supportare dal Parlamento, dalla politica, con Forza Italia, con il mio impegno, ma ovviamente con tutti coloro, soprattutto del centrodestra e di qualsiasi schieramento, vorranno
aiutare quest'area per essere, come dire, ancora più amici, ancora più sodali, un vero e proprio patto di amicizia, credo che così lo vogliano definire i nostri amici del territorio, perché so quanto è importante quest'area e quanto si debba salvaguardare. Già nel passato ho visitato tante aziende, ho incontrato realtà produttive, lo farò ancora oggi, è un'eccellenza italiana in una fase, insomma, in cui poi l'economia reale deve reggere la vita del paese, visto che i tempi nel mondo sono così complicati, con difficoltà nei commerci mondiali, le guerre, tutto quello che rende preoccupante lo scenario, ma in cui l'Italia resiste perché ci sono realtà come questa, fatta di lavoro, di produzione, di qualità, di storia produttiva, e quindi io credo che sia questo quello che noi dobbiamo tutelare, difendere e valorizzare. Questo è lo scopo di questo primo incontro e poi faremo un intenso giro. Le campagne elettorali sono sempre combattute, però sono la vita democratica del paese. Noi vediamo come centrodestra una positività nel fatto che anche zone un tempo difficilmente contendibili oggi sono contendibili, e quindi noi possiamo dire la nostra. Non ci sentiamo sconfitti in nessun contesto italiano, perché pensiamo di poter affermare la proposta del centrodestra vincente. Già è successo a Sassuolo e in altre zone dell'Emilia, lo faremo anche in questa occasione. Si vota anche importanti capoluoghi, a Modena, a Reggio Emilia e in tanti altri comuni. Delle richieste da questo territorio ne sono venute avanti anche a questo governo, in primis la sicurezza, poi non voglio tacere un termine ormai diventato storico come la bretella, che è pronta per essere iniziata. Beh, adesso sentirò dai nostri candidati e rappresentanti del territorio lo stato dell'arte per aggiornarmi e vedere sia nelle infrastrutture che in altri campi cosa si debba fare. Sui temi della sicurezza è chiaro che la preoccupazione è di natura generale. Questi sono territori che hanno anche ospitato molta presenza di immigrati, spesso anche un numero superiore a quella che era la capienza. Il governo di centrodestra è stato molto realista. Ha fatto una programmazione di flussi triennale di oltre 400.000 persone per tutto il territorio nazionale, e quindi vedremo se nelle attività agricole e industriali questi ingressi potranno essere inseriti in maniera proficua, ma bloccando anche, tentando di bloccare gli ingressi di clandestini, gli afflussi disordinati. Abbiamo anche lanciato l'Italia, prima tra tutti il Piano Mattei, un progetto di sviluppo dell'Africa che tutto il mondo deve condividere, non può finanziarlo solo l'Italia, per creare sviluppo lì ed evitare un flusso determinato dalla povertà, dai cambiamenti climatici, disordinato verso l'Europa e quindi di fatto verso l'Italia. Anche in queste ore l'Europa ha varato dei progetti, ma siamo alla fine della legislatura europea e ci sarà una nuova commissione. Ora noi ci attendiamo non solo dei buoni propositi, quelli espressi sono apprezzabili, ma anche un aiuto all'Italia nel fronteggiare i flussi di clandestini, nell'aiutare i paesi africani con il Piano Mattei per garantire lì lavoro e sviluppo ed evitare una fuga disordinata, e di assorbire quelli che comunque arriveranno in una condivisione. L'Italia non può essere l'hotspot dell'Europa e accogliere tutti quelli che ovviamente se partono dalla Tunisia o dalla Libia o da altri posti, prima tappa è l'Italia per ragioni geografiche. Quindi i temi della sicurezza spesso sono anche collegati a quelli dell'immigrazione, perché poi un eccesso di arrivi crea tensioni, crea problemi, crea preoccupazioni. Quindi abbiamo ben presente questi problemi e cerchiamo di affrontarli e di fronteggiarli con realismo, senza annunci che siano privi di fatti, ma anche con un aumento degli organici delle forze di polizia. Si aprirà il 24 di aprile dopo 3 anni di ritardi, grazie al centrodestra, il confronto per il nuovo contratto del comparto sicurezza e difesa, perché il trattamento anche economico e normativo del popolo in divisa credo che sia fondamentale per motivare di più un personale che ci aiuta nella nostra vita quotidiana. Il Golf Country Club di Colombaro ha ospitato New Mobility Convention, incontro sulle novità nel campo della mobilità elettrica e delle nuove tecnologie energetiche. Il servizio. Si parla tanto oggi di mobilità sostenibile e qui siamo in un momento nel quale la mobilità sostenibile è il tema principale, anzi il tema. Sì, siamo in una località che l'elettrico non è la propria zona, siamo nella Motor Valley, però Gicar, che lavora da ormai 33 anni sulla mobilità elettrica, su carrelli elevatori, ci crede tanto, perché pensiamo che la mobilità elettrica fatta in un certo modo, indubbiamente dovranno anche nascere le infrastrutture per poter lavorare sull'elettrico, vuol dire colonnine, però penso che ci stanno lavorando. Gicar si è impegnata sul territorio italiano a distribuire un prodotto molto interessante, che è un prodotto che si chiama Pilot Car,
turco, della Turchia, dove la Turchia pensiamo abbia dei livelli di costruzione molto elevati, molto standard europei molto elevati, sta dimostrando di essere molto attenta a tanti particolari. Un prodotto che ha diverse sfaccettature. Certo, Pilot Car costruisce veicoli elettrici conosciuti come macchine da golf, no? Il golf ormai è un 1% del mercato europeo e ormai i veicoli elettrici vengono impiegati intanto anche nell'industria, cioè perché la gente da muovere è tanta, le persone, i mezzi, e noi abbiamo pensato di distribuire in Italia un prodotto completo che va dalla macchina non omologata, cioè vuol dire la macchina dai 2 all'8 posti non omologato, vuol dire che possa lavorare dentro degli ambienti privati, e poi abbiamo gli omologati che vanno dalla 2 al camioncino che abbiamo qua in esposizione, il P1000, che serve per il discorso lavorativo. Abbiamo creato, creeremo a breve, uscirà un modello anche a un posto molto stretto, perché quello che è attento Pilot Car è attenta anche a quei luoghi, i centri storici, le vie un po' più strette, come posso pensare alla penisola sorrentina, posso pensare ai centri storici molto importanti, e hanno fatto dei veicoli elettrici che permettono di andare all'interno dei centri storici per poter dare un servizio ottimale e non disturbare, perché ovviamente il veicolo elettrico è silenzioso. Quindi questo ad un posto potrebbe anche essere utile nel mercato dei veicoli per i diversamente abili. Sì, anche è un prodotto che in questo momento nasce a un posto solo, è cabinato, si può inserire nel posteriore qualche attrezzatura, ma si può permettere anche di comprare, e adesso Pilot a breve uscirà anche con un altro veicolo che è la E2, che è un biposto elettrico city car, che questo invece è anche per i non normalmente abili è molto interessante. La macchina è veramente bella e uscirà sicuramente verso metà giugno e la presenteremo sicuramente in esclusiva per il territorio italiano. Ed ora la nostra pagina sportiva. Buon punto per il Sassuolo che al Maffei Stadium ferma il Milan secondo in classifica. Un pizzico di amarezza per i neroverdi che per due volte si sono trovati in vantaggio di 2 reti grazie al gol di Pinamonti e alla doppietta di Lorientè, ma alla fine hanno incassato la rimonta del Milan che ha trovato il gol del 3-3 all'84esimo. La squadra del mister Davide Ballardini domenica prossima al Maffei Stadium sfiderà il Lecce in una gara delicatissima nella corsa per non retrocedere. Caracol Sassuolo esulta nel derby del distretto ceramico. Sabato al Pala Paganelli i sassolesi hanno superato 3-0 Malagoli Tensped Spezzanese ed ora sono in testa al girone D di Serie B in solitaria. Il commento post partita dei due tecnici. Un risultato netto, anche se era possibile che qualcuno avesse meno concentrazione vista la differenza in classifica. Ma io direi il risultato netto, giochiamo contro una squadra che ha alcune individualità di spicco e che in qualsiasi momento può far soffrire chiunque. Loro in questo momento sono in una situazione di classifica difficile, mi aspettavo che giocassero tutte le loro carte come secondo me hanno giocato, perché hanno giocato molto anche in difesa, perciò una squadra che gioca molto in difesa vuol dire che ci crede e ci prova. Perciò il risultato netto è sicuramente positivo. Poi certo andremo ad analizzare alcune cose che magari possiamo far meglio, certo, però non dimentichiamo che 3-0 non è mai una cosa da sottovalutare. Ritengo che quello da analizzare è successo nel secondo set, ma adesso devo studiarmi bene un po' l'andamento. Diciamo forse che forse ci siamo un po' rilassati pensando che si potesse comunque controllare la partita andando al trotto. E invece non è che non ce lo possiamo permettere noi, non ce lo può permettere nessuno. Appena rallenti è chiaro che l'avversario ci prova, tanto più l'avversario doveva far punti per provare a salvarsi, non c'è niente da perdere, giocare in casa contro una delle prime in classifica, perciò il pericolo sicuramente era lì
e l'abbiamo superato, ne parleremo un po'. Andrea, era troppo difficile oppure c'è stato qualcosa che non è andato, anche se avete giocato bene, soprattutto nel secondo set? Troppo difficile sì, nel senso che Sassuolo è sicuramente una squadra attrezzata per eventuali salto di categoria. Abbiamo giocato molto meglio rispetto alle ultime partite, quello che ci è mancato è stato un po' un pizzico di malizia in alcune situazioni di gioco, però insomma niente da recriminare per la partita di oggi. Secondo set veramente ve lo siete giocati punto a punto? Sì. Peccato essere andati sotto 2-0, perché vincere un set avrebbe potuto significare riaprire la partita. È chiaro che quando giochi contro squadre come quella di Sassuolo, veramente le cose piccole fanno la differenza. Prossimo futuro? Prossimo futuro, cercare di vincere il più possibile da qui alla fine del campionato e sperare di... che possa bastare, anche se credo che a questo punto non dipenda più solo da noi. In campo nel fine settimana anche BSC Materia al Sassuolo. Le sassolesi, impegnate nella difficile trasferta sul campo del quotato Volley 2001 Garlasco, hanno perso 3-0, restando ferme a quota 24 nel girone C di Serie B1. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Distretto Oggi TG torna lunedì prossimo. A domani con una nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Buona serata.